Cerco di capire quello che non so capire. Fuori vola polline, ho creduto fosse neve. Non mi sento contento, chissà se poi sono io quello allo specchio. Cerco dai vicini la mia dose giornaliera di sorrisi, ricambiati per potermi poi sentire socialmente in pace con il mondo e con il mio quartiere. Chiedimi se dove sto, sto bene, se sono felice. Chiedimi qualsiasi cosa, basta che mi dici dov'è, 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 la gioia dov'è, 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 dov'è. Mi chiedo dov'è quel giorno che non sprecherai il cielo rosso. Dove è andato? Bugo, Bugo. Non c'è. Non c'è Bugo. Bugo, dove sei? Bugo. Boh, è andato via. Avete visto Bugo? Eh? Se lo vedete me lo chiamate? Dove è andato? Dove è sempre via? Boh. Allora, eccoci qua, colpito che... Avevo promesso, no? Quando Sanremo... E tutto quello che è successo, allora partiamo. Festival per me qualcosina buono, qualcosina, qualche cazzone, il resto sempre le solite palle, sempre le solite palle. Sto festival sempre 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 sempre. E vi dico la mia classifica. Primo, secondo me, dovevano aver vinto Vibrazioni, bella canzone orecchiabile, il testo è un poeta il cantante. Secondo, avrei fatto arrivare Gabbani. Terzo, quello che ha vinto si chiama Diodato. E poi Costumi. Vabbè, a parte la diretta, tutta, bel festival, troppo lungo, non si può andare fino alle 2 di notte ancora con le canzoni, oh, ma cioè, ma che... esagerati al massimo. E poi, Costumi, primo su tutti, per me vince, proprio su tutti, non c'è storia, Achille. Achille, Achille, se non fosse per quel tendine, Achille è tutto, ha fatto, sì, è vero che ha usato troppo per il tipo di posto dove era, situazione, però è quello che ha fatto parlare di sé. Lui non vuole vincere il festival, ha detto anche domenica dalla Veniere, non vuole vincere il festival, lui vuole solo partecipare, prendere in giro la gente, fare quello che gli piace, fare quello che si sente di fare. E boh, l'ho trovato un po' misto fra David Bowie e il primo Peter Gabriel The Genesis, non so ancora chi ce l'ha presente, quando si vestiva, truccava tutti quella gigi a testa, cappelli, mantelli, tutto, vabbè. E io ho detto la mia classifica per me sarebbe stata quella. Il resto delle canzoni noia, sempre le solite canzoni depressive, tutti. Ha lanciato anche qualche messaggio, ha lanciato questo festival, però un po' troppo accentuati. E niente, aspettate un po' un attimo, che abbiamo qua? Vedermi prendere fuoco. Oh sì, 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 ci sono cascato di nuovo. Tu sei mia, tu sei più, tu sei tu. Già lo so, che quelli che non so più poi chi trovo. Ah. Oh sì, ti trovo. Sono qui, vai di me quel che vuoi. Fallo davvero.
Scusate, mi è passata la canzone. Mi è passato Achille, ho dovuto alzare il volume. Grande Achille! E niente, poi arriviamo al caso Bugo. Bugo e Morgan. Allora, premetto che per me, Morgan è di fuori come un tegolino, proprio fuori come un terrazzino, come una terrazza. Però secondo me, andando a fondo, non ha tutti i torti, perché se uno ascolta bene le canzoni, a parte la canzone, non è che era chissà che, poi quella che hanno fatto la cover, quella rivisitata, ha cantato solo quello, lì è andata avanti, invece come se lui fosse solo di ripiego. E detto questo, credo a tutto quello che ha detto Morgan della camera d'albergo, che in una riunione precedente il manager di quell'altro gli aveva messo le mani addosso. E poi è normale che si innervosiscono le cose. Perché quello va buco, ma chi cavolo è? Ma chi è? Ma chi l'ha mai sentito? Io non l'ho mai sentito. Morga sì, nel bene o nel male, poi è musicista. Sì, quello suona, quello dirige un'orchestra, fa tante cose, musicista, a parte la voce non ce l'ha più, canta quello che vuole cantare, insomma. Però come musicista si discute come musicista? Quello ha tragiato quella canzone, più la sua che aveva scritto, un testo, guarda, quasi quasi, quasi quasi sembrava più bello il testo quello che ha modificato per cantargliela, per cantargli quelle cose, quasi quasi era meglio quello lì di quello che aveva scritto Bugo. Ma Bugo dov'è? Bugo, ma chi è? Avete visto? Bugo? Quello Madonna cane. Secco come un aglietto, ma fino come un aglietto, male. Poi sembra che pianga da un momento a un altro. Mamma mia, che roba! Vero, Morgan ha più vitalità, è più attivo, è più. E secondo me non ha tutti i torti. Io sarà come sarà. Qui l'ha fatto lo scemo. Ha fatto lo scemo lui, il suo entourage. L'hanno sfruttato perché sennò quello non entrava a Sanremo. Dove ha cantato in quel modo a Sanremo? Ma chi è? Ma non l'avevi visto? A parte che non mezza nemmeno canta, se ce ne sono parecchi meglio. Boh, ha ragione, tutti li danno contro perché mai è sulla cosa, è sull'onda, Morga quello che fa, è dannato, è qui, di là, non sta bene. Ma anche quell'altro non ne sta mica tanto bene. Quell'altro non ne sta tanto bene, nemmeno il suo manager. Non stanno bene. Morgan è così perché è artista, questi proprio lo fanno per misto fra cattiveria e stupidaggine. È inutile dargli contro a Morgan, Morgan tutti contro. Va bene, fa l'errore, avrà fatto, forse ha esagerato a farlo lì. Ha esagerato. Non doveva, però anche lui deve pensare quando una persona viene. La persona viene portata all'esasperazione, qualche cosa la fa. Poi anche un tipo soggetto come quello. È normale che qualcosa ti combina. Comunque, l'unica cosa certa è che lo spettacolo non è mancato. Farsi da Achille Lauro in versione tutina e tutto il resto dell'abbigliamento. Vibrazioni sempre, vabbè, sempre eleganti, quel rock pop elegante. Bella canzone, orecchiabile e tutto. Beh, vabbè. Ditemi che ne pensi, cosa ne pensate. Io ho detto la mia. Una cosa sola, una. Se tante volte incrociate per strada, vedete Bugo, me lo rimandate. Ciao a tutti.